Eccolo! Ciao a tutti! Che pizza ci hai portato oggi? Fabio, com'era oggi la pizza? Salsiccia e patate l'avevo chiesta. Ok, proviamo a vedere. Però mezzo mangiato perché quando consegno metà. Com'è? È giusta? Anche stavolta è sbagliato, Dio. Ma com'è, bro? Facciamo per la prossima, dai, non te la faccio pagare, te la lascio gratis a metà. Almeno questa, tieni, fa. Ragazze, scriveteci nei commenti cosa fareste se Calaia vi consegnasse la pizza a casa personalmente. La consegno soltanto a certi standard, o chi gioca con me o chi ha la fresca. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con il torneo Novi. Siamo in semifinale, quindi partita importantissima per arrivare in finale e magari vincere qualche premio. Cioè, quale premio nello specifico? Comunque sono bellissime le presentazioni di Fabio. C'è un entusiasmo, ragazzi, non sentite l'entusiasmo che c'è nell'aria per questa semifinale? No, concentrato per la partita. Ah, è concentrato per la partita, ragazzi, vabbè. Non ci dilunghiamo in questo capitolo, diciamo più che altro che oggi sì, è clima di semifinali, altra partita da dentro fuori, non si può sbagliare. Francesco tra l'altro è uscito ai quarti, quindi ha sbagliato squadra. Lui che diceva tanto, ho scelto la squadra giusta per arrivare fino in fondo. No, non ci sei riuscito. Mi dispiace, l'ha detto off camera, sì, ma l'ha detto. Sì. Oggi saremo contro la squadra che tra l'altro si è posizionata come ultima in classifica e ha vinto ai rigori contro Francesco. Però ci sono delle indiscrezioni, vuoi dircele tu, Fre? Se posso dire qualcosa in mia difesa, comunque devo dire che non mi ricordo cosa volevo dire. Sì, sicuramente i nostri avversari, che sono quelli che tra l'altro voi affronterete oggi, hanno cambiato diversi giocatori rispetto alla squadra che poi effettivamente avevano nei gironi. Però anche noi ieri non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Non meritiamo effettivamente di giocarci questa semifinale perché comunque abbiamo sprecato molto e abbiamo perso effettivamente i rigori. Durante la partita potevamo fare molto meglio. Vi auguro comunque di vincere questa semifinale, arrivare in finale. Poi chiaramente c'è anche il tuo premio di miglior marcatore, che sappiamo di attribuire una piccola parte avendoti concesso un gol. Grazie per il gol che mi hai fatto fare, Fre. Speriamo che serva per vincere il trofeo di capocannoniere. Speriamo anche oggi di vincere e nel frattempo anche di aumentare e salire in classifica capocannoniere. Allora poco altro da aggiungere, se non andiamo all'interno degli spogliatoi e vediamo che clima c'è nella squadra dell'FDM Team. Andiamo. Eccoli, solita predisposizione, il maestro è sempre lì. Prima l'ingresso dalla porta, Guido De Rosa, Rena Gerlesco. E poi abbiamo Pete, uno degli MVP, Orlando, Abra Calaia, che questa non volta sai... vi insegno a cagare, non come Bishop. Non come caga un atleta? No, siamo nel mood, cioè loro sono nel mood, io questo torneo devo ancora cominciare a giocarlo. Siamo a fare ora, sei in finale. Ah, cazzo, come sei in finale? Com'è Fabietto? Meglio con l'infortunio. Quasi passato. Sensazioni prima di questa partita? Una partita difficile, c'è la tank. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto le partite scorse, magari meglio dell'ultima in fase difensiva, stare più concentrati e cercare di fare il primo gol che hai fatto tanto in queste partite. Non dobbiamo buttare l'opportunità che abbiamo. E allora eccoci finalmente in cabina di regia in fase di telecronaca per raccontarvi quella che sarà questa semifinale del torneo Novi, la prima nella sua storia per l'FDM Team. Vedremo quale sarà il responso, il feedback del campo, unico giudice di questo match. Dalla parte opposta quest'oggi troviamo i giocatori del Crudo Cot, l'outsider di questa semifinale che a sorpresa è riuscita a espugnare il campo di Porotto contro l'Italia Faster, la formazione di Francesco Di Mauro vincendo i calci di rigore. Vittoria e rigori anche per Fabio e compagni, che hanno vinto per 4-3 contro il Sedi il Ponteggi, una partita maledettamente complicata. Sembrava la strada in discesa dopo il primo tempo, ma non è bastato il doppio vantaggio. Intanto vediamo il testo croce tra i due capitani, Manfredini a destra per il Crudo Cot, a sinistra Fabio Di Mauro. E oggi il direttore di gara sarà Dolcetti, che sancirà l'inizio di questa sfida, ma non prima di aver giudicato il testo croce. Vediamo ora le indicazioni da parte anche di Fabio e Nick per decidere quale parte di campo scegliere, in questo caso a sinistra, quindi attaccherà da sinistra verso destra dai vostri teleschermi per la teoria degli opposti, da destra verso sinistra. Attaccherà la squadra del Crudo Cot. Ormai è tutto pronto, inquadrato Pete Baroni, uno degli MVP dell'FDM Team fino ad ora. Vediamo se oggi si dimostrerà all'altezza di quanto ci ha fatto vedere negli ultimi match. Sul punto di battuta troviamo Allegrucci, che si accinge a battere la sfera all'indietro per sancire l'inizio di questo incontro. Attende solamente il consenso del direttore di gara, mentre Antimo si accomoda in panchina. Probabilmente non avrà a disposizione minuti quest'oggi, poco importa, sarà un'arma in più per l'FDM Team dalla panchina assieme a Beppe Guardiola Gamberini. Intanto in panchina assieme a Antimo ci sono anche Nicola Scalaia e Guido De Rosa. L'FDM Team acquisisce una fisionomia quindi diversa. Rena Gerlesco come pivot, laterale sinistro Fabio Di Mauro, laterale destro Orlando e come ultimo Ivan Pozzi, uno degli ultimi innesti da parte dell'FDM Team, in porta la certezza Pete Baroni. Intanto Allegrucci scarica la sfera all'indietro per Frank Teiu, che porta la palla poi allarga a sinistra dove trova Fagioli, dentro per Allegrucci, dormita generale della difesa, ed è già vantaggio per il Crudo Cot dopo appena 8 secondi di gioco. Il gol più veloce della storia incassato da parte dell'FDM Team a questo torneo Novi, davvero una dormita incredibile, non ha nemmeno toccato un pallone la squadra di Fabio e compagni. Adesso vediamo quale sarà la reazione, perché occorre per forza averla dopo 8 secondi. Sicuramente
non è il modo migliore per cominciare una semifinale, ma ci aspettiamo una reazione, davvero peccato. Intanto rivediamo la ripartenza da parte di Tognoli, che gioca la sfera al centro, non arriva. Intanto ancora Fagioli, cerca il dribbling in mezzo a due, Pozzi capisce tutto, dunque Orlando, il lavoro ottimale su Frank Tejù, allargare poi per Rena Gerlesco, alta, sopra la traversa, ottimo lo squillo qui del giocatore serbo. Riparte Pit Baroni, Orlando cerca una soluzione vicino a sé, la trova in Pozzi, ancora Orlando, Fabio tutto largo a sinistra, Orlando rischia un po', prova a fare tutto da solo, gli sottrae la palla a Fagioli, dunque Allegrucci, ottimo il lavoro, torna sempre da Fagioli, Pit Baroni, osserva la sfera accarezzare il palo ma perdersi sul fondo, ha rischiato tantissimo qui, troppo leziosismo da parte del numero 21 dell'FDM Team. Intanto riparte Renan Gerlesco, le solite finte di corpo su Tognoli, Gerlesco, Manfredini a dirgli di no in spaccata, ottimo il lavoro da parte del portiere del Crudo Cotte. Intanto l'FDM Team si sta riprendendo e sta facendo capire che comunque c'è e non molla. Fabio dentro in direzione Gerlesco, anticipa tutto Tognoli, dunque Frank Tejù che apre per Allegrucci, che mette giù il pallone, può ripartire Allegrucci, a sinistra c'è Fagioli, lo vede Allegrucci, poi lo spazio per il sinistro gli viene chiuso, di fatto cerca una terza soluzione con questo passaggio al centro direzionato Tejù, allontana Pozzi che va di prima per Gerlesco, attenzione Gerlesco, fa fuori anche Manfredini, arriva Fabio Di Mauro e arriva il gol da parte del numero 77, nona marcatura a questo torneo Novi, è un gol pesantissimo quello del giocatore in camisetta nera che ora ristabilisce le gerarchie. Però vediamo comunque la reazione di Orlando che va da Gerlesco, le finte di corpo a cercare di superare Tognoli e ce la fa, dentro la palla per Orlando che per poco non riesce a recare sospetti. Intanto riparte Tejù che cerca il destro, Ivan Pozzi da portiere ma non è finita, attenzione ancora Allegrucci da gas, Orlando lo contiene, Allegrucci poi che salvataggio ancora una volta di Pozzi e Orlando fa ripartire Gerlesco che punta la difesa, allarga poi a sinistra, voleva la sovrapposizione del 21 che non è arrivata, intanto c'è il cambio. Esce ora Orlando, che non ne aveva più, entra Nicola Scalaia. E ora la palla dentro, cercare l'attaccante che calcia. In questo caso, se non ho visto male, potrebbe trattarsi di Benini. Può ripartire, cerca la verticale, direzione Fagioli, che cerca di giocare la sfera al centro. Pit Baroni capisce tutto e fa ripartire Fabio Di Mauro, che ha di fronte a sé Frank Tejù. La forbice, Fabio Di Mauro, spara alto. Sopra la traversa e ha preso la mira in precedenza Fabio Di Mauro, non in questo caso. Dunque Abracalaia duella in mezzo a due, in mezzo al traffico. Ce la fa molto bene Nick che illumina, fa fuori Cantelli ma non Turci. Calaia! Mamma mia! Gerlesco non resiste agli attacchi di Tejù che prova a ripartire. Tejù allarga dentro per Benini. Ottimo la risposta da parte di Pit Baroni. Calcio d'angolo. Dentro la palla! Per Turci che in due tempi ha cercato l'impatto col pallone e si riparte con Orlando che va ora proprio in verticale da Calaia che duella con Tejù. Ottimo lavoro di Calaia! Palo! La palla rimane lì! Ma cosa aveva fatto Abracalaia? Davvero si era girato, aveva usato il difensore per fare perno. Da Manfredini che va lunghissimo a cercare Allegrucci, non ci riesce, riconquista la sfera Pit Baroni che cerca di innescare Abracalaia il duello con Frank Tejù. Calaia vuole fare tutto da solo e lo fa benissimo, ancora Calaia, Manfredini e poi attenzione perché riesce a impedire che questo pallone possa uscire, sempre Fagioli, le finte di corpo, Fagioli fino in fondo. Vediamo come si approccerà in questa seconda parte di partita l'FDM Team con Tejù che allarga tutto a sinistra dove trova Manfredini che ora supera anche la metà campo e può creare superiorità numerica. Manfredini allarga dove trova Fagioli attaccato da Orlando, il direttore di gara dice che tutto regolare, Orlando cerca la porta, scheggia la traversa il numero 21 che c'era andato vicinissimo all'Eurogol. Da Fabio Di Mauro cerca spazio davanti a sé, buona la verticale per Gerlesco che riesce a raggiungere questo pallone, si gira, punta Frank Tejù, ancora Gerlesco, cerca il centro, si è sovrapposto Orlando, Gerlesco preferisce andare dal 77 che cerca ancora una volta l'11, come si trovano il serbo e il numero 77, intanto ancora Gerlesco in mezzo al traffico gestisce la palla nel migliore dei modi possibile, non lo fa altrettanto Orlando che sulla pressione di Mamini perde un tempo di gioco ma non la sfera, questa riconquistata da Pozzi, dunque Fabio cerca il tacco, elude l'intervento di Frank Tejù che però gli sporca questo pallone, dunque Benini può ripartire, c'è Mamini sotto che vorrebbe la sfera, lo accontenta ora, l'1-2 non si chiude, si chiude invece la mano di Pit Baroni che arpiona la sfera,
Intanto Abra Calaia, che può ripartire. Gioca la sfera all'indietro per Pit Baroni. Inizia a contare i secondi il direttore di gara. Orlando, Pozzi, la verticale direzionata a Gerlesco, che viene anticipato però da Fagioli. Riparte Fagioli con la punta del piede destro ed è 2-1. Erroraccio in uscita da parte dell'FDM Team. Ha punito Fagioli, che ora dà il pugno anche a Cantelli. Suona la carica il Crudo Cotte, è 2-1. Ed ora non è facile, perché è una partita comunque complessa sotto il punto di vista tattico. A Ivan Pozzi adesso serve calma. Buono il pallone per Calaia, che cerca Orlando contro a Cantelli. Orlando si sposta la palla sul sinistro, poi lascia scorrere per Gerlesco. Palla a lato. Manfredi che si è aperto, cerca di superare la metà campo, ce la fa. Attenzione Manfredi, pensa anche al tiro. Diventa di fatto un passaggio per Pitt, che calcia in porta. Lo fa però in maniera infelice, la palla si disperde sugli alberi. Frank Tejù, che allarga tutto, direzione Fagioli, ottimo il numero su De Rosa, poi lascia scorrere Pozzi a propiziare l'intervento di Pit Baroni, che innesca a sua volta subito Calaia. Il numero di Calaia, traversa, le prende tutte Calaia, prima palo, poi traversa, la palla non vuole proprio entrare. E ora Tejù. Va lunghissimo a cercare la testa di Tognoli, lo anticipa Pit Baroni, ma attenzione che non è finita. Prova a sprintare alle gruce, che gioca la sfera al centro. Adesso nulla da fare, riparte Tejù, che va da Manfredini. C'è Fagioli a destra, Manfredini però guarda in avanti e cerca il pallone direzionato Tognoli, che si gira, poi la palla dentro per Turci. Attenzione, Pit Baroni riesce a impedire l'accesso del pallone in porta. E ora riparte, andando lunghissimo però nella terra di nessuno. I 4 secondi premono. E ora riparte Tejù, che va lunghissimo. Turci alleggerisce per Tognoli. Si allarga il 3. Tognoli lo vede! E arriva anche il gol di Turci. 3-1. E adesso diventa una montagna da scalare. La desolazione da parte di tutti i giocatori dell'FDM Team. E le loro facce sicuramente non felici. E anche rimessa laterale da parte dei gialli. Ora Cantelli va lunghissimo in profondità per Turci. Ottimo lo stop di Turci! Che sbaglia la cosa forse più facile. Uno stop magico da parte del numero 3, che però non riesce poi dopo a centrare lo specchio della porta, per fortuna dell'FDM Team. Intanto Pitt va da Calaia, che litiga col pallone. E ora possesso Manfredini. E finisce così il primo tempo. Il punteggio dice Crudo Cotte 3-FDM Team 1. Adesso vedremo quale sarà la reazione da parte di Fabio Compagni nella ripresa, perché c'è una montagna da scalare, ma c'è una finale da raggiungere. Oh, niente maglia dell'Inter oggi. Benvenuti in questo secondo tempo. Vediamo se ci sarà una reazione da parte dell'FDM Team, che è chiamata a rispondere dopo il 3-1 maturato in seguito ai primi 25 minuti di gioco. Intanto vediamo anche le indicazioni di Antimo ad Abra Calaia, che lo vuole più calmo e vuole anche più lavoro di squadra da parte del 10, che in qualche frangente si è impuntato. Ma vediamo se riuscirà a dare il suo contributo, soprattutto in ambito di gol, quelli che, come dicevamo nel primo tempo, sono un po' mancati. Intanto si è ripartiti col possesso di Gerlesco, ripartito di fatto come il primo tempo, con l'unica differenza che c'è un Calaia in più anziché Orlando. Ora intanto Fabio gioca la sfera al centro, non aveva accompagnato l'azione a Abra Calaia. Buono il guizzo qui da parte del 77, ma attenzione che riparte Benini, che cerca la finta, cerca poi il fondo, dentro per Tejù, si riappropria della sfera. Rena Gerlesco, che punta Mamini, ancora Gerlesco al destro, Manfredini gli dice di no. Intanto Manfredini raccoglie la sfera ed è pronto a giocarla, in questo caso in profondità. Gerlesco anticipa bene Benini. Intanto Pozzi va lungo a favorire Calaia, ancora Pozzi, la palla rimane lì, è ancora viva. Abra Calaia, punta Benini, Calaia, Manfredini col piede destro, devia. E ora Abra Calaia dalla bandierina, gioca la sfera al centro per Gerlesco. E ora Ivan Pozzi può ripartire, urge comunque un gol. E ora Gerlesco non riesce a servire coi tempi giusti il pallone di ritorno per Pozzi. Intanto la girata di Fagioli, che ha cercato l'Eurogol, non ci è riuscito. E ora Pit Baroni va lunghissimo da Calaia, che addomestica la sfera. Attenzione, Abra Calaia col tacco, Manfredini, miracolo! Cosa ha fatto qua il numero 11? O meglio, il numero 1 del Crudo Cotte. Davvero una parata incredibile. La palla era rimasta sulla linea. Abra Calaia cosa ha provato? Ma non è riuscito nuovamente a trovare il gol.
davvero sfortunatissimo. Intanto Pit fa ripartire Fabio che va da Calaia. E ora in questo caso avrebbe potuto fare qualcosina in più il numero 10. Cantelli torna indietro dunque da Tiu. Torna sempre dal numero 20 che punta ora Gerlesco. Cerca il dialogo con Allegrucci. Forse c'è anche un fallo, ma il direttore di gara fa proseguire ancora Allegrucci. Turci al centro. Allegrucci decide di tornare indietro con la collaborazione di Teiu che scucchiaia a direzione Allegrucci. Ottima la copertura in fase difensiva da parte di Fabio Di Mauro. Dunque Ivan Pozzi che cerca di tenere vivo questo pallone. Attenzione Cantelli! Pit c'è! E ora Pit Baroni che va da Orlando. Accompagna a destra Pozzi, lo vede Orlando. Adesso l'1-2 tra il 21 e il 9. La pressione di Fagioli su Ivan Pozzi che se ne esce con una giocata d'alta scuola. E poi allarga il gioco. C'è stato un tocco, una deviazione rimessa in gioco da parte di Orlando. Il 21 che va dal 22 rischia l'anticipo su Turci, ma se la cava bene Guido De Rosa che poi subisce anche un fallo. Duro colpo qui da parte del giocatore in camisetta gialla, in questo caso di Cantelli. Ha qualcosa da ridirgli anche Orlando. Adesso si va a prendere anche un cartellino giallo sacrosanto, grande quanto una casa. Sarà lui a calciare. Prova ad andare Orlando! Manfredini gli dice di no e poi Turci alleggerisce la pressione, non ottimamente. Pozzi capisce tutto, dunque Gerlesco punta Cantelli, vuole il destro, poi ottimo lavoro col tacco per Pozzi. Ed ora rimessa in gioco con un Frank Teiu ritrovato e ritornato in campo. Teiu che va in verticale per Tognoli, cerca il numero e lo trova, poi Fabio Di Mauro si va a riprendere il pallone, ancora Fabio Di Mauro in conduzione, cerca una soluzione, non la trova, poi la forbice e conseguentemente Orlando da questi a Gerlesco che torna da Orlando. Buona la manovra, attenzione ancora Orlando fino in fondo, gioca la sfera al centro per Gerlesco che a porta vuota trova la rete del 3-2. Di mezza le distanze Renat Gerlesco, ottima l'uscita congegnata tra Fabio, Orlando e il numero 11 che ora riesce a eseguire un gran gol di rapina. Ha seguito e accompagnato l'azione Orlando, va da Calaia. Abra Calaia, sbraccia col 13, poi va a servire il 21, che torna sempre dal 10. Abra Calaia, Renato Gerlesco, da questi a Fabio Di Mauro, che cerca le finte. Fabio Di Mauro prova a passare in mezzo a due, poi ci ripensa, decide di andare da Gerlesco, che carica il destro. Manfredini col piede destro, una parata che caratterizza una costante per il portiere con la 1 del Crudo Cot. Ce l'ha fatta vedere parecchie quest'oggi. Ora Calaia cerca l'imbucata, non la trova, e non trova soprattutto nessuno. Ora ottimo il pallone di Manfredini che si inventa anche regista con questa trivela direzione Allegrucci. Però Gerlesco riesce a riconquistare la sfera e andare da Fabio Di Mauro che allarga a sinistra per Orlando che pensa a una soluzione. Ottimo il dialogo con Fabio, ancora Orlando, poi tiene la palla viva e il possesso soprattutto Nicola Scalaia che cerca di guadagnare metri, spazio ma non tempo, quello cerca di risanarlo Fabio Di Mauro che va da Orlando. Da questi ancora Gerlesco, la ruleta elegantissima da parte dell'11 che cerca ora una soluzione attorno a sé, non la trova. Dunque deve ripartire con la collaborazione di Fabio Di Mauro, perlomeno quello è lo scopo. La palla però è troppo lunga, non riesce a raggiungerla. Il numero 77 rimesso in gioco da parte del Crudo Cot quando ormai sono passati i primi 17 minuti di gioco. Ancora Ivan Turci cerca la palla dentro per Allegrucci che difende la sfera dalla pressione di Pozzi. Ancora Turci dentro per Allegrucci, anticipato da Pozzi. Anche il fallo da parte di Allegrucci. Il 9 gli aveva rubato il tempo. E ora sanzione anche per il Crudo Cot. Riparte Nicola Scalaia che punta Teiu. Il numero di Calaia col mancino. Calaia! Palo ancora! Due pali e una traversa. Come se non bastasse, si mette la sfortuna di mezzo. Intanto Fabio qui rischia tantissimo. Poi si va a riprendere la palla e va a prendersi anche un fallo. Dopo un mezzo errore che aveva fatto, riesce comunque a riconquistare il possesso la sfera. Dunque tiro libero, infrazione di gioco su Fabio Di Mauro che costa il tiro libero. Osserva il numero 1 che copre veramente tutto lo specchio della porta. Prova ad andare Orlando! Palla a lato, alla destra di Manfredini, alla destra della porta. Dunque Mamini la prolunga nella zona di Fagioli, lo contiene Pozzi. Poi ancora Mamini, cerca lo spazio per il sinistro, Mamini, poi non calcia, cerca una soluzione all'indietro, se ne esce, poi con un passaggio di fatto per nessuno, riacquisisce la sfera Orlando, Calaia di tacco, e poi Fagioli direttamente in faccia a Fabio, che finisce a terra, ora va a sincerarsi delle condizioni anche Cantelli, involontariamente
allontanato il pallone. Fagioli beccando però in faccia Fabio Di Mauro. Nulla di troppo grave, se non una botta fortissima. Va a sincerarsi delle condizioni anche il fratello, nonché telecronista. E ora si riparte quando mancano all'incirca 5-6 minuti. C'è ancora un gol da rimontare. Frank Tejù va dentro da Fagioli, da questi a Cantelli. Questa volta pallonata in faccia per Ivan Pozzi. Cantelli gioca la palla dentro per Fagioli, che però non riesce a indirizzare in maniera pericolosa la sfera. E ora Pit Baroni va lunghissimo da Calaia. Abra Calaia duella con Frank Tejù, cerca lo scarico. Ottimo il lavoro di Calaia, che poi si gira Calaia! E arriva il gol del 3-3! Scocca la freccia, la prima al suo torneo Novi. Un gol fondamentale all'esultanza da parte di tutta l'FDM Team. Come si è girato Abra Calaia? Lo aspettavamo da tempo. Un gol che attendevamo dalla prima giornata. È arrivato nel momento più delicato, in quello più difficile. E assalto a questa semifinale per non andare ai rigori, quelli che sono costati comunque in più riprese all'FDM Team la sconfitta, non nell'ultima. Adesso Guido De Rosa il tiro! FDM Team on fire, con Calaia che va da Gerlesco. Gestisce bene il pallone sull'attacco di Frank Tejù, ma non c'è fallo. Dunque può ripartire ora ancora una volta il Crudo Cotto. Ottimo lavoro di Tognoli, dentro per Tejù! Pit Baroni col piede sinistro, ma attenzione, può ripartire Renato Gerlesco dalla parte opposta. Vede Guido De Rosa, preferisce andare da Nicolas Calaia! Che buca! Manfredini sotto le gambe, fa scoccare la seconda freccia della sua partita. E 4-3, una doppietta incredibile, importantissima ai fini del passaggio in finale. L'FDM Team potrebbe raggiungere davvero una finale storica dopo un Abra Calaia in ombra nelle prime partite. È risorto nel momento più importante, nel momento decisivo. E ora Orlando va dentro per Ivan Pozzi, che gestisce questo pallone, poi lo gioca all'indietro ancora una volta per Orlando, attaccato da Fagioli. Se ne esce bene Orlando, o meglio non benissimo, perché genera comunque un fallo laterale per il Crudo Cot. Riparte ora Tognoli, rischia un po', poi ancora Fagioli. Gioca la sfera destra per Frank Tejù, che carica il destro per un niente. Non si immola sul destro di Tejù Tognoli. Si propone Ivan Pozzi, Orlando preferisce andare dall'11. Renato Gerlesco attaccato, perde la sfera. Attenzione a Tognoli, il sinistro! Mamma mia! A un passo ancora una volta Tognoli. E ora Turci gioca la sfera al centro, trova Manfredini. A sua volta dentro ancora una volta per Turci. Adesso assedio, attenzione Turci, rientra sul sinistro, gli ruba la palla Calaia. Ma attenzione, c'è un fallo. Calaia dice: io non l'ho toccato. Orlando idem. Avanza Pit, occupare più specchio possibile. E ancora una volta Pit Baroni neutralizza l'intervento del 13. Ma attenzione che non è finita, riparte Tejù che allarga il gioco a sinistra, dove trova prontamente Manfredini. Pozzi ottimo, ancora una volta in fase difensiva. Adesso con le unghie e con i denti si sta chiudendo l'FDM Team, con Turci che va dentro da Fagioli, che arpiona la sfera, poi a contro Calaia, un cliente scomodissimo che si va a riprendere il pallone, poi cerca la porta. Abra Calaia traversa Frank Tejù, che ora è ancora una volta in possesso. Alza questo pallone direzionato Fagioli, uno sguardo al centro, le finte di Fagioli sul sinistro, palo di Fagioli. Era ben appostato anche Pit. Proprio una parata pura da parte del numero 12 dell'FDM Team. In ogni caso calcio d'angolo con Fagioli che gioca la sfera al centro per Manfredini. La palla rimane lì Pit, ma attenzione che non è finita. Ancora Tognoli cerca la sfera all'indietro. Adesso assedio totale. Manfredini gioca lungo, non riesce a tenere la palla viva Turci. Manfredini va lungo da Tejù, che può ripartire. Ancora Frank Tejù col destro, mette a sedere Calaia. Ancora Tejù cerca di rientrare. Lo spazio per il sinistro, sibila il palo e si perde sul fondo. E su questo attacco si conclude la sfida. L'FDM Team raggiunge la prima finale storica nella sua creazione, con un 4-3 davvero rocambolesco. Una partita dal senso unico. Questo è quello che sarebbe venuto da dire a chiunque dopo aver visto i primi 25 minuti di gioco. Questo non è stato però l'epilogo finale di una sfida affascinante contro, c'era un giocatore professionista, e nonostante questo la squadra di Fabio e compagni è riuscita a raggiungere una storica qualificazione grazie anche e soprattutto alla doppietta di Nicolas Calaia. Nel momento del bisogno, in un momento di buio totale, si è svegliato il mago, l'ex mago del palazzetto dello sport di Baricella. E adesso noi possiamo andare a sentire i protagonisti di questa entusiasmante gara in vista della finale, la prima per l'FDM Team. Oh, allora raga, chi è in finale? Chi è in finale, Nick? Oh, ti sei sbloccato finalmente, era ora, Nick.
dietro, i ragazzi sono stati magnifici, sono stati bravissimi. Io ovviamente sono davanti, quindi sono quello che conclude l'azione, però dietro c'è stato un sacrificio, soprattutto di Ivan Orla e di tutti i ragazzi che hanno corso dal primo all'ultimo minuto sostenendo la squadra. Grazie a loro davanti sono arrivati i palloni, anche a Pitti in porta che ha fatto tante parate, mi ha trovato molto da chiudere questa classe di partita. Secondo me ce lo meritavamo, gli avversari erano un pelo più scarsi. Lo ammetto, come ti dicevo prima, il ragazzo contro in Serie C ha fatto le mie stesse presenze, quindi questo è scontato. E allora eccoci nel post partita di questa semifinale. Insomma, comunque è andata bene. Primo tempo magari un po' opaco da parte della vostra squadra. Cos'è che non ha funzionato? E poi parla anche della reazione del secondo tempo. Sì, comunque sono soddisfatto della partita, della prestazione di squadra. È stata una partita molto difficile. Secondo me abbiamo avuto difficoltà un po' in fase difensiva. Dovevamo essere più aggressivi, più toccare l'uomo, anche perché in questo tipo di campo secondo me è decisivo sbilanciare un po' l'avversario ed essere aggressivi. E secondo me ci è mancato un po' questo nel primo tempo. Nel secondo tempo invece abbiamo avuto un'ottima reazione e secondo me alla fine abbiamo meritato la vittoria. Ti aspettavi che gli avversari fossero di questo tipo di livello? Ci si poteva aspettare che questa squadra potesse essere un po' un trabocchetto, visto che poi appunto, come ben detto, ci siamo usciti pure noi, che tra l'altro ce la siamo giocata molto bene con voi. Sì, infatti abbiamo fatto contro di voi, quindi sicuramente se eravate usciti c'era un motivo. E si sono dimostrati un'ottima squadra, molto molto ostica. Al fine Frank ci ha messo un po' in difficoltà, però abbiamo preso bene le contromisure. Insomma, comunque hai trovato anche una rete personale, c'è anche il premio del miglior marcatore in vista. Manca solo una partita, bisogna ipotecarlo, bisogna segnare anche in finale, non trovi? Eh sì, sono stato fortunato sul gol che mi è arrivata la palla da pulita, perfetta, non potevo sbagliare. Eh sì, dai, sono a più due dal secondo, intanto sta giocando in questo momento, quindi speriamo che non segni. E se non segna a più due potrei mantenere il vantaggio. E allora ragazzi, eccoci anche nell'intervista post partita di questa semifinale. Una domanda a voi ragazzi, ma dopo il primo tempo credevate ancora nella vittoria? Partiamo con Fabio. Sì, no, solo. Non tanto. Sì, sì. Sì, assolutamente, io ci credevo. Così in squadra non c'è possibilità che andassimo a perdere. Cioè, ma quanti attestati di lode che ha Renat Gerlesco. Intanto nota dolente Fabio che diceva no, non ci credevo. Cioè, ma che rappresentazione della nostra squadra è il 2002 con la 77? No, vabbè, io do comunque il massimo a prescindere, ci credo sempre comunque, diciamo, durante la partita. Però se ad un certo punto l'ho vista molto difficile, non entrava una palla, eravamo molto sfortunati. Quindi sì, pensavo fosse questo trend negativo verso di noi. Tra l'altro, oltre che l'hai vista male, hai preso anche una pallonata all'occhio che ti ha portato a vedere sfocato. Quindi l'hai vista male in senso letterale, ma anche metaforico. Ma lo sai, una cosa che non ti ho detto, te la dico in camera per la prima volta: da quando ti ho portato al torneo Novi, tutti quanti mi dicono ma chi è quel 2006, ma dove gioca? Cioè, ci saranno state almeno 4, 5, 6 persone che mi hanno chiesto ma vieni a giocare da noi, vieni a giocare. E guarda, io non penso, perché so che hai piani più alti. Ci vuoi dare qualche spoiler per la prossima stagione? Uno spoiler soltanto. Non lo sappiamo ancora, non posso, per ora sto zitto, ve lo dirò ragazzi, ve lo dirò. Se tornerò qua sul canale ve lo dirò. Perché non giocare in squadra con Fabio? Magari più tardi, a fine carriera giocherò a futsal con Fabio. A fine carriera, cioè proprio la toccata piano, a fine carriera gioco con gli scarsi. No, perché più che altro nel calcio a 11 mi trovo bene qua e vorrei continuare col calcio a 11, non per altro. Quale miglior partita per sbloccarsi, Mago? Grande, Anti, guarda, in realtà hai ragione, solo due gol perché ho preso più di 10 legni forse in queste tre partite, quindi no, la cosa che mi interessa è che abbiamo reagito proprio bene come squadra, cioè tutti, anche quando eravamo sotto, correvamo, aiutavamo e anche davanti alla porta facevamo l'ultimo passaggio per andare a concretizzare al meglio. Siamo andati col gol di Renat, appunto, che abbiamo fatto una bellissima azione ad andare ad accorciare di uno, poi fortunatamente ho trovato quei due guizzi che ci hanno portato in vantaggio, ci hanno portato ad andare a giocare sta cazzo di finale, perché secondo me ce la meritavamo. E invece come l'ha vista Guido De Rosa? Oggi davvero ha dato tutto se stesso, sappiamo che è un giocatore molto generoso in ambito di corsa, di fiato, si spende sempre per la squadra ed è quello il motivo per cui l'abbiamo voluto con noi, perché oltre ad essere un bravo ragazzo è un giocatore che dà tutto quello che ha. Sembrava essere alla pari, poi dopo il primo tempo sarà maledettamente complicata. Come l'hai vista? Grazie innanzitutto Antimo per i complimenti che mi fai sempre. Io devo dire la verità, come Fabio all'inizio non ci ho creduto più di tanto, però sono sempre un ragazzo che lotta fino alla fine, perché impegna fino alla fine, esatto, mi impegno sempre, magari quando non sono in partita cerco sempre di dare comunque tutto quello che ho, perché questo è l'importante ragazzi. Anche un bel esempio, tra l'altro abbiamo un personal trainer che dà lezioni private, qualora voleste contattatelo su Instagram, Guido De Rosa. Abracalaia invece da Io anch'io faccio lezioni private, ma però di altro assolutamente, però se volete contattate anche me che vi posso aiutare su tutti i lati. E poi abbiamo Renato Gerlesco che è maestro di tecnica. Sì, io quando non gioco a calcio insegno un po' tecnica ai bambini, così in nero. No, non dirlo questo lo tagliamo. E poi c'è Fabio Di Mauro che, come abbiamo detto nell'episodio precedente, sta aprendo un caseificio per mozzarella e ricotta. Sì, è un'attività che prolifica, meglio del canale YouTube, vero bro? Sì, sicuramente si guadagna meglio con le mozzarelle. Allora ragazzi, vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine. Noi ci vediamo quindi alla finale, mi raccomando, lasciate mi piace al video, iscrivetevi al canale, siamo quasi 100.000 iscritti, quindi fatelo e attivate ovviamente la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.